Benvenuti a tutti a una nuova puntata dei nostri Minsight Podcast. Io sono Cristina Tripodi. E io sono Giulia Ledda. Bentrovati a una nuova puntata dei nostri Minsight Podcast. Questa volta abbiamo ospiti con noi alcuni dei nostri giovani talenti. Infatti oggi, 15 luglio, è la giornata mondiale dedicata alla capacità dei giovani che è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 2014 proprio per valorizzare il potenziale giovanile nel mondo del lavoro. Oggi qui con me e Giulia abbiamo due nostri colleghi molto giovani ma altrettanto talentuosi. Abbiamo Pasquale Celardo e Ilaria Conelli, entrambi software engineering della nostra azienda. Pasquale è in Minsight del 2018 e in azienda si è confrontato con diverse tecnologie, dallo sviluppo di app mobile allo sviluppo back-end. Attualmente lavora su un progetto riservato per il mercato energy proprio insieme a Ilaria, che si è unita al team Minsight a gennaio di quest'anno e ha già messo alla prova le sue capacità su un progetto per la pubblica amministrazione. Ciao Pasquale. Ciao. Ciao Ilaria, come stai? Ciao, bene. Giovani significa nuove idee, nuove menti significa innovazione e nuove esperienze significa sfide. E proprio parlando di sfide, sicuramente avrete vissuto un'esperienza particolarmente formativa in cui avete messo in gioco le vostre capacità. Ilaria, ti va di raccontarci qualcosa? Essendo entrata da poco nel progetto, come hai appena detto tu, inizialmente ho vissuto una fase di sconforto perché non conoscevo né le persone, né il team, né il progetto. Quindi ho dovuto, diciamo, raccogliere informazioni sul progetto, sugli strumenti. Quindi pensavo di non soddisfare le aspettative inizialmente, però dopo un mese sono riuscita a rientrare in carreggiata subito. E alla valutazione semestrale ho avuto un ottimo punteggio da parte del mio responsabile. Pasquale, raccontaci la tua esperienza. Sì, certo. Una delle esperienze che, diciamo, mi ha formato di più in azienda è stato nel 2019, diciamo, dopo un anno, diciamo, mezzo che sto in Minsight, mentre durante gli sviluppi di un'app mobile c'è stata l'esigenza di esporre le nostre esperienze, di raccontare quali sono le nostre esperienze presso l'Università Partenope di Napoli, con più precisione in un corso iOS che organizza l'università. In quella settimana, insieme ad un altro collega e al direttore e a Luca di Risorse Umane, siamo andati presso l'università in sede e lì abbiamo dovuto fare una presentazione di noi, ci siamo presentati e abbiamo raccontato quello che facciamo in azienda e di quali opportunità ci sono al giorno d'oggi per chi è laureando, per chi è un neolaureando. E quindi abbiamo un po' raccontato quello che facevamo e diciamo anche di queste opportunità. Un altro spunto molto importante che ci portiamo da questa giornata è sicuramente quello che le aziende si impegnino a rinnovare la determinazione e investire di più proprio nelle capacità dei giovani e nelle loro abilità. A vostro parere, in che modo l'azienda valorizza il talento dei giovani? Pasquale, iniziamo da te. Allora, vorrei agganciarmi alla domanda precedente. L'azienda come valorizza il talento dei giovani? Appunto proprio coinvolgendoli in determinate iniziative, come ad esempio andare in università e fare una presentazione, uno speech. E da lì, proprio per la mia esperienza, da quella presentazione poi è nata un'intervista presso la RAI, dove appunto abbiamo dovuto anche lì raccontare le nostre esperienze. Un altro punto di a favore è che magari ti coinvolgono i giovani talenti nei progetti di punta, magari avendo fiducia in loro, in noi. Ilaria, tu invece che cosa ci racconti? Io la penso esattamente come Pasquale. Anche a me è stata data l'opportunità di entrare a far parte di un progetto di punta. Comunque sono stata assunta durante la pandemia, quindi diciamo che è stata una scommessa. Però alla fine le scommesse vengono ricompensate con, diciamo, i risultati ottimi che portiamo avanti in Minsight.
Come sappiamo, nell'ultimo periodo il mondo del lavoro sta cambiando rapidamente e molti e molte giovani si sono trovati ad adattarsi a dei nuovi paradigmi. Ecco, secondo voi, quali sono le capacità che questo nuovo contesto lavorativo sta richiedendo? Pasquale, secondo te? Allora, una delle capacità che al giorno d'oggi è necessaria, a mio parere, è quella di essere, ecco, molto disponibile verso gli altri colleghi. Chiunque al giorno d'oggi, con l'avvento dello smart working utilizzato, ecco, quotidianamente, bisogna tendere di più la mano e aiutare il collega magari in difficoltà, perché comunque non essendo in presenza, non ecco, vivendo la giornata lavorativa contatto umano, dobbiamo cercare di aiutarci l'uno con l'altro. Un altro punto, che diciamo un'altra cosa che bisogna avere, è quella di essere più, ecco, aggiornati sui punti che noi riteniamo che siamo più deboli, perché comunque siamo in smart working, non c'è più quello scambio di informazione che c'era prima da vicino, questo scambio di informazioni che ci fa crescere anche non solo culturalmente, ma anche lavorativamente. Ilaria, invece, secondo te? Allora, una delle qualità, secondo me, è quella di essere collaborativi, perché trovandoci a casa distanti non c'è il collega dietro di noi che può aiutarci oppure che può chiederci aiuto. E, diciamo, l'intenzione di chiedere aiuto diventa più complicato. Quindi a volte essere disponibili, come diceva Pasquale, e collaborativi aiuta a superare questo nuovo cambiamento nel mondo. Secondo me una cosa che è utile fare, che facciamo anche nel progetto in cui lavoriamo io e Pasquale, è quella di lavorare secondo l'agile. Noi tutti i giorni facciamo una riunione mattutina, oppure dopo 2 settimane facciamo una riunione anche con il cliente per mostrare ciò che abbiamo fatto, così non si perde, diciamo, il contatto, il rapporto tra i colleghi e con il cliente stesso. Passiamo all'ultima domanda. Essendo giovani con grandi capacità, siamo all'inizio della nostra carriera e sicuramente non vediamo l'ora di mettere in gioco tutte queste nostre capacità tra gli studi e esperienze formative. Ma, diciamo, ce l'abbiamo bisogno di sognare e ispirarci. Per questo vi chiediamo, esiste una persona viva, morta, reale, di fantasia che conoscete direttamente o indirettamente, a cui vi ispirate, che è un vostro modello? Ilaria, tu che ci dici? La persona a cui mi ispiro è mia nonna, che quest'anno ha compiuto 90 anni. E lei da giovane ha concluso gli studi facendo un esame da privatista con ottimi voti, ha preso la patente. E considerando il periodo storico che era quello dopo la guerra e considerando pure, diciamo, un po' il retaggio culturale dell'epoca, rappresentava veramente una scelta coraggiosa quella che ha intrapreso lei, quindi io mi ispiro a lei, anche considerando che queste cose che lei ha fatto in passato per noi adesso sono scontate, e quindi io, diciamo, vedo in lei una figura di ispirazione. Pasquale, tu invece? Diciamo che ecco, la persona a cui mi ispiro è un Pasquale tra 20 anni. In che senso? Ognuno di noi si immagina in un futuro che è più maturo, con più esperienza, e questa immaginazione è quella spinta che ci fa migliorare giorno dopo giorno, è quella carica che, ecco, ci fa impegnare sempre di più, fino a cercare di arrivare a alla tua idea di essere, ecco, di ispirazione massima. Ilaria, Pasquale, siamo giunti alla fine di questa chiacchierata. Grazie per la vostra testimonianza, per la vostra disponibilità e questo confronto di esperienze e idee che riguardano il mondo giovanile e le loro capacità, specialmente nel mondo del lavoro. Speriamo che questo podcast sia stato di ispirazione a chi ci stia ascoltando e che possa iniziare a mettersi in gioco nel mondo del lavoro con le proprie capacità. Grazie a te Giulia, grazie Cristina per questa, ecco, opportunità di partecipare al podcast di Minsight. È stata anche questa un'esperienza molto formativa. Grazie a voi, è stata anche per noi una piacevole chiacchierata. Alla prossima. Grazie ancora ragazzi per aver partecipato al nostro Minsight podcast e buona giornata e la capacità dei giovani a tutti. Noi ci sentiamo al prossimo Minsight podcast.